invece rappresentato un esperimento intellettuale assolutamente eccezionale nell'ambito del pensiero rivoluzionario. Se io dovessi oggi, partendo diciamo dalla fine, domandarmi che cosa oggi Gramsci significa, ma torneremo subito al libro di Carlo Angelino, io direi che Gramsci rappresenta l'esigenza di un pensiero della comunità. Che cosa intendo dire? Gramsci si poneva come un pensatore della classe subalterna, della classe operaia, della classe proletaria. E che cos'è la classe concentrata nei consigli di fabbrica? La classe è quella frazione del popolo che si pone direttamente e praticamente i problemi della comunità. Ponendosi i suoi problemi, si pone i problemi della comunità. Anche in quest'epoca, in cui sembra che la classe abbia smesso di avere dei significati, in realtà il problema della classe si pone oggi come problema della comunità. Noi siamo comunità. Siamo comunità civile campana, siamo comunità civile nazionale, siamo comunità civile europea, siamo comunità civile planetaria. Ci sono alcuni pensatori i quali pensano la comunità, nel senso che pensano secondo il criterio del bene comune, che non deve essere solo pensato, ma praticato. Questa associazione o tante altre associazioni rappresentano un intellettuale collettivo, cioè un intellettuale che pensa secondo il criterio dei beni comuni, del bene comune della comunità. Quindi, partendo quindi dalla fine, che cosa può significare oggi, che cosa significa Gramsci? Gramsci ha significato nel suo tempo, quindi negli anni che precedono gli anni venti, egli, giovane studente che veniva dalla Sardegna ed era approdato a Torino con una borsa di studio, egli rappresentava la persona che si poneva il problema della classe operaia, si poneva all'interno di un partito come quello socialista che al suo interno aveva un'ala riformista che pensava alle piccole soluzioni ma senza porsi il problema complessivo e un'ala massimalista che si poneva il problema complessivo ma non aveva mordente sulle soluzioni concrete. La soluzione di Gramsci, come di tutti quelli che pensavano il Partito Comunista, era una soluzione che tenesse insieme l'orizzonte generale e il mordente concreto. E come si poteva tenere insieme il pensiero generale e il mordente concreto? Attraverso l'idea della classe operaia e proletaria che, concentrata nelle fabbriche, faceva apprendistato diretto del problema della sua comunità, che rappresentava anche la comunità generale. Però che cosa mancava al marxismo di Gramsci? Gramsci vive in un tempo in cui non sono ancora noti, saranno noti quando egli andrà in carcere, non sono ancora noti gli scritti del giovane Marx, i cosiddetti scritti del giovane Marx. Perché gli scritti del giovane Marx sono stati importanti anche nella storia del Novecento? Perché in realtà facevano vedere come nel pensiero marxiano il capitale rappresentava lo sviluppo rigoroso di un pensiero che, partendo da un pensiero umanistico, si trasformava in un pensiero sociale, si trasformava in un pensiero economico e si trasformava alla fine in un pensiero rivoluzionario. Quello che mancava in realtà al marxismo dei primi anni del Novecento era un umanesimo di base, perché, come tutti voi sapete, nella storia del marxismo, se volete dei marxismi, c'erano almeno due tesi: una che presentava
in Marx del capitale come in rottura con il primo Marx giovanile, un'altra tesi che presentava invece un'evoluzione dal Marx, del Marx umanista nel Marx del capitale. Ora, Gramsci, che non conosceva gli scritti del giovane Marx, aveva bisogno, per dir così, di dotare il marxismo di una base umanistica e la cercava in ambiti diversi. La sua vivacità intellettuale, la sua anche provenienza dall'ambiente glottologico e linguistico e culturale lo spingeva in direzioni varie per poter dotare il pensiero economico marxiano e marxista di dotarlo di una visione del mondo, di una Weltanschauung. E quindi Marx, Gramsci si rivolgeva a Croce, si rivolgeva a Gentile, si rivolgeva a Sorel, si rivolgeva a Lenin, si rivolgeva al Prolet Kult, si rivolgeva a Peggy, si rivolgeva a Barbius, si rivolgeva a Roland. In merito del libro di Angelino è questo, questo sforzo estremamente attento, estremamente onesto, estremamente rigoroso, estremamente documentato per cercare tutti i filoni che entrano nella cultura di Gramsci per essere al tempo stesso rigoroso nella delimitazione dell'obiettivo, quindi una cultura che pensasse a una trasformazione qualitativa della società, ma al tempo stesso non perdesse il senso dell'orizzonte in cui si muoveva, cioè essere sì radicali nel senso di saper bene che cosa si vuole, ma ciò, l'essere radicali, non doveva significare essere settari. Quindi Gramsci, come dire, aveva un doppio movimento fin dall'inizio, in merito del libro, è quello di cercare gli elementi di continuità tra il Gramsci dell'Ordine Nuovo e il Gramsci dei Quaderni del Carcere, perché tradizionalmente si vede il Gramsci dei Quaderni del Carcere in una situazione di rottura culturale con Gramsci dell'Ordine Nuovo, perché naturalmente Gramsci nei Quaderni del Carcere cerca di rivisitare le ragioni che hanno portato alla sconfitta del movimento operaio e proletario. E lo sforzo documentato di Angelino è quello di cercare quanto di continuità c'è stato nel Gramsci, nel giovane Gramsci, nel giovanissimo Gramsci, il quale cerca le ragioni della cultura proletaria, e quanto continuo questo spirito nel Gramsci dei Quaderni del Carcere. Ma la cosa interessante, molto interessante, è che in realtà in questo sforzo tutti i filoni vengono analizzati: il filone di Peggy, il filone di Roland, il filone di Barbius, il dibattito con Eastman, il filone del Prolet Kult, vengono analizzati e direi anche sottoanalizzati, cioè ogni filone, per dir così, ha tante cangianze che il pensiero di Carlo Angelino cerca di decrittare. Ora, la cosa a mio avviso interessante è che in questo tentativo però, l'elemento, il problema della cultura in Gramsci è guardato con grande attenzione. Perché la cultura che cos'è? Vediamo un po' questo elemento che riguarda anche il tempo nostro, non soltanto il tempo di Gramsci. La cultura è una visione del mondo. Ora, come può un pensiero rivoluzionario fare a meno di una visione del mondo? Una visione del mondo significa un umanesimo, ma un umanesimo che non è un umanesimo disincarnato, è un umanesimo che significa il senso di solidarietà con l'altro, in modo tale che questo elemento di solidarietà non rimanga soltanto sul piano spirituale, certamente abbia un fondamento spirituale, ma non rimanga sul piano spirituale, quindi se ha un fondamento spirituale, naturalmente il nesso con Peggy, il nesso con Roland ci deve essere, ma al tempo stesso deve incarnarsi nella prassi storico-culturale
di quella classe che più di tutte le altre si carica del senso della comunità, che è la classe operaia e proletaria, che in quel tempo aveva una sua, un suo radicamento concreto. Oggi per esempio potremmo vedere come la classe operaia e proletaria in qualche modo sia così diffusa e frammentata sul territorio che sembra non esserci più traccia di questo, laddove invece oggi probabilmente il problema è di ripensare chi sono gli agenti della comunità nel pensiero d'oggi. Cioè, chi sono i veri soggetti che possono essere promotori di un senso della comunità? In questo senso il pensiero gramsciano potrebbe essere, svestite le vecchie categorie, ricollocate nel tempo d'oggi, perché mai come in questo tempo c'è bisogno di un pensiero della comunità, altrimenti accadrà ciò che già Rosa Luxemburg diceva, socialismo o barbarie, e noi stiamo direttamente andando nella direzione della barbarie, così come la vita quotidiana tutti i giorni ci conferma, salvo però stare a guardare. Ora Gramsci voleva legare il problema della cultura a una pratica, cioè la classe operaia doveva contemporaneamente accedere a una visione del mondo che già aveva dentro di sé, ma di cui doveva diventare soltanto consapevole, e al tempo stesso però ciò non significava dover volgarizzare il suo modo d'essere. Dicevamo poco fa con Franco Angelino che con Carlo Angelino, perché ti ero scritto, avevi cambiato i connotati per un secondo, dicevo che Gramsci non accettava l'idea della volgarizzazione precisa, egli polemizzava con Trampolini, cioè non è che noi dobbiamo volgarizzarci perché dobbiamo perdere pezzi della conoscenza del mondo. L'operaio, il proletario, ma direi chiunque, diceva Pasolini, abbia fatto solo la terza elementare, ha dentro di sé un elemento di cultura del mondo che deve essere soltanto disoccultato dal suo seno. Egli già ce l'ha. Gramsci, attenzione, linguista, faceva un'indagine sulla grammatica. Egli polemizzava con la grammatica di Croce, perché la grammatica di Croce è una grammatica normativa, cioè la grammatica che stabilisce le regole del parlare, ma assieme a una grammatica normativa esiste una grammatica spontanea della gente, una grammatica spontanea del popolo, cioè dentro il popolo, dentro la cultura popolare ci sono già le regole, le quali debbono essere soltanto portate a un livello di riflessione. Ma vediamo come Gramsci al tempo stesso riusciva a tenere il livello radicale e il livello alto. Egli era contemporaneamente uno che nei quaderni è molto chiaro questo, da un lato osteggiava il pensiero sull'esperanto con una lingua artificiale che era soltanto creata dai dotti separati dalla gente, e dall'altro lato però invece difendeva e promuoveva una cultura latina che aveva il senso dei classici e della storia già vissuta. Quindi Gramsci non pensava a una cultura proletaria nel senso del basso profilo, ma a una cultura proletaria dell'alto profilo. Lo sforzo di Carlo Angelino è tutto teso nel cercare la tessitura con grande acutezza. Per esempio, egli sottolinea questo rapporto tra il pensiero europeo e Eastman, tra Roland e Eastman, credo che sia, laddove Roland è guardato nella sua tendenza a concepire un generale, anche se non generico, senso dell'umanesimo integrale, ma al tempo stesso Eastman dice: ma noi non possiamo pensare a un umanesimo di tipo disincarnato, dobbiamo pensare a un umanesimo che è incarnato in una storia, in una classe, in un luogo particolare. Per dir così, sono i due versanti su cui sempre continua a lavorare Gramsci, perché da un lato ha il rapporto con Gobet, quindi con il senso della libertà e del liberalismo radicale, e dall'altro lato ha il senso della cultura proletaria.
Quello che però a mio avviso andrebbe ulteriormente rivisitato nel pensiero di Gramsci è che però Angelino già mette in luce laddove considera che Gramsci non era entrato abbastanza a fondo nella polemica, perché non la conosceva, tra la cultura proletaria e Lenin. La cosa probabilmente interessante su cui bisognerebbe filosoficamente indagare è questo problema della cultura, perché il problema della cultura, di quale cultura si tratta? Perché bisogna distinguere la cultura come concezione del mondo. Certamente è importante una cultura come concezione del mondo, perché nessun pensiero rivoluzionario riuscirà ad imporsi se non ha una cultura del mondo alle sue spalle. Ma d'altra parte la cultura è anche arte, è anche spettacolo, è anche pittura, è anche scultura, è anche musica. Ora, nel momento in cui è tutte queste cose, è difficile porre sulle spalle della cultura intesa come pittura, come arte, come spettacolo, delle linee ideologiche che potrebbero essere pericolose, in quanto restringono la cultura nell'ambito ristretto di coloro che decidono che cos'è la cultura come arte. Ecco, qui ci siamo, diciamo, su una linea sottile che probabilmente andrebbe meglio indagata anche alla luce di ciò che Gramsci dirà nei quaderni. Ma un'altra cosa che io rilevo, e questo lo discutevo con Angelino, è interessante, sarebbe interessante confrontare questo tipo di analisi con le nuove ricerche che ha fatto Franco Lopipero, perciò io dicevo Franco e non Carlo. Franco Lopipero evidentemente cercava una sintesi tra voi due, laddove Franco Lopipero ha considerato come il Gramsci linguista è estremamente interessante, perché dentro il Gramsci linguista allievo di Bartoli, il quale aveva una sua idea sulla lingua popolare, in realtà ferveva l'idea di una lingua che portava dentro di sé il concetto di egemonia, perché una lingua popolare reagisce alle lingue russe, alle lingue d'oltre, e si dà, come dire, una sua armatura. Questa sua armatura ha bisogno, come dire, di diffondersi, ha bisogno di darsi un'articolazione e quindi ha bisogno di darsi una nuova egemonia. Ora, questo significa che si dà un altro valore a quella che Gramsci chiamava la società civile. Io però vorrei tornare su questo tema della società civile, che oggi credo sia estremamente interessante. Che cos'è qui civile? Noi oggi siamo abituati a pensare che il civile sia il privato. Il civile non è il privato, perché il civile ha da fare col civis. Il civile è il comunitario, la società civile è la società di coloro che hanno il senso della comunità, cioè degli intellettuali che hanno il senso della comunità, che non pensano come gli altri. Ovviamente nel linguaggio di Gramsci i primi ad avere il senso della comunità sono coloro che hanno la cultura operaia e proletaria, in quanto si muovono in un certo orizzonte, in un certo modo di pensare. Allora, il problema della società civile, che in Gramsci è estremamente importante e di cui già vediamo le prime tracce nel discorso dell'ordine nuovo. L'ordine nuovo è quello che noi vediamo con gli occhi della mente, ma non c'è ancora, ma di cui abbiamo già i primi embrioni nella cultura di fabbrica. Questo ordine nuovo in realtà che cos'è? L'anticipo della società civile, cioè l'anticipo della possibile società civile, quella società civile che guadagnerà il mondo dal punto di vista del pensiero della comunità, non per imposizione dittatoriale, ma perché è persuasiva, perché è in grado di mettere insieme direzione e dominio, come poi hanno cercato di pensare gli ideologi della sinistra. Però Gramsci, attenzione, tenta una carta che a mio avviso è ancora più radicale, e vado alla conclusione perché non vorrei togliere spazio agli altri, perché egli è, per così dire, un liberale a livello rivoluzionario, cioè gli prende così sul serio la libertà che si domanda sul problema che cosa sia la libertà. La libertà è libertà soltanto se è libertà di tutti e di ognuno,
La libertà di cui oggi noi cianciamo nel mondo d'oggi è la libertà che nega la libertà dell'altro, è la libertà del neodarwinismo sociale, la mia libertà nega la tua libertà. Ma se un pensiero che pensa alla libertà è pensato in modo radicale, cioè se un pensiero sulla libertà è pensiero libertario, noi abbiamo per così dire in Gramsci gli embrioni di un comunismo libertario. Come dire, abbiamo il tentativo di pensare uno simbolo, il suo rapporto con Gobetti, a mio avviso, e purtroppo la storia non ha potuto darci questa prova. Ma non è vero che la storia non si fa con i sì e con i ma, la storia si fa anche con i sì e con i ma. Su questo punto sarei molto interessato a discutere anche sugli storici, con gli storici dal punto di vista filosofico. Gramsci in realtà pensa in modo radicale la libertà, e la pensa in quanto libertà di tutti e di ognuno. Non a caso la conclusione del Capitale di Marx è proprio su questo, laddove la libertà di ognuno sarà la condizione della libertà di ogni altro. Quindi Gramsci in realtà pensava a una presa in senso forte della libertà, che doveva essere coniugata col comunismo, in un comunismo in cui era la società civile che governava, in cui la società civile dirigeva per una persuasività. Qui però nasce il problema dei consigli, cioè se i consigli fossero soltanto uno strumento tattico per raggiungere il potere, o se i consigli erano una struttura alla quale doveva conformarsi anche la società del futuro. Ma questo è un problema che scriverebbe Gramsci a un comunismo consiliare, che certamente non era il comunismo di cui parlava la tradizione del PC.